tutti, ben ritrovati in nuovo appuntamento con Good Morning Milano, qui in diretta dagli studi di Milano News. Buongiorno a tutti, partiamo con una nuova puntata e lo facciamo con un sole che splende sulla nostra città e quindi andiamo a vedere Arianna dal tetto del nostro studio. Arianna, ve lo ricordo, è il vaso che respira prodotto dai ragazzi di Wise Air che stanno monitorando la città con delle Arianne come la nostra, come quella che vedete in questo momento. A Milano ce ne sono circa 100 sui balconi, sui terrazzi della nostra città. In questo momento il PM2,5 è a un livello accettabile, diciamo, insomma è 13 nanogrammi per metro cubo e quindi stiamo appunto vedendo il valore in questo momento del nostro PM2,5. Arianna è sul tetto, forse non la state vedendo in questo momento, ma sappiamo che è lì e sta monitorando e sappiamo appunto che il valore in questo momento è di 13 nanogrammi per metro cubo del PM2,5 medio a Milano. Questo è tutto grazie appunto ai ragazzi di Wise Air che hanno prodotto le Arianne che appunto state vedendo e avete visto poco fa. Arianna, ce ne sono, come dicevo, 100 in giro per la nostra città, sui balconi, sui terrazzi, e potete anche voi diventare un ambassador se volete, quindi contattateci o contattate i ragazzi di Wise Air perché vi diranno come fare per avere anche voi un'Arianna, che è un bellissimo vaso. A breve avremo anche una pianta da mettere nel vaso, anzi magari scriveteci che pianta possiamo mettere in Arianna e che pianta possiamo usare, visto che insomma è una pianta invernale da mettere all'esterno. Ve lo chiediamo a voi che ci seguite, anzi lo chiedo, non so se sia però esperto di botanica, lo scopriremo adesso collegandoci da zona stazione centrale. Abbiamo Albi Oxa di Milano Integra in collegamento con noi. Buongiorno Albi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Come sei messo con la botanica? Molto male. Hai per caso una pianta da consigliarci da mettere dentro la nostra Arianna così da poter respirare l'aria di Milano o no? Ma posso dire la mia pianta preferita, a me piacciono i girasoli. Non so, i girasoli, sarebbero già morti e stramorti, come si dice in questo caso sul tetto di Milano News con questo inverno e con questa pioggia. Quindi Albi no, diciamo che continuiamo a parlare di Milano Integra, su cui invece sei molto più afferrato rispetto alla botanica, direi, giusto? Decisamente una pessima con la prima domanda. Allora Albi, so che siete a un momento cruciale con Milano Integra perché fra pochissimo, poche settimane, sarà finalmente online il vostro sito internet. Finalmente siamo fieri di annunciare a tutti che entro questo fine mese ci sarà il sito, quindi finalmente si potrà, chi non conosce il progetto potrà conoscerlo e chi ha voglia poi anche di interagire con noi può contattarci direttamente lì. Stiamo quindi attivandoci online perché, date le, insomma, la situazione delicata che stiamo attraversando, credo che l'ufficio, lo sportello al cittadino, dovremmo per forza rimandarlo. Però sì, il servizio ai cittadini li aiutiamo comunque, quindi potete contattarci online, insomma, a associazione@milanointegra.org. Okay. Appunto il sito sarà online e poi ci sarà il sistema di prenotazione, potete richiedere la vostra consulenza. Ricordiamo anche al fine di ricevere informazioni e suggerimenti su come inserirsi in città. Quindi lo dedichiamo a tutti i nuovi cittadini che arriveranno, stanno verificando di arrivare a Milano nonostante questa situazione, e coloro che invece sono già qui ma sono in difficoltà. Ecco, ricordiamo che infatti mi piace molto quando tu dici appunto contattarvi per inserirsi nella città. È molto bello anche come idea, proprio quello di inserirsi nel tessuto sociale della nostra città, no? Perché quello poi che voi volete promuovere con l'integrazione, come appunto avete usato nel vostro nome, ma è proprio un inserimento vero e proprio, no? Esattamente. Noi questo progetto l'abbiamo pensato proprio come uno strumento per far ripartire la città. Per ripartire la città tramite l'accoglienza delle nuove persone. Quindi queste persone gli spieghiamo, gli traduciamo il linguaggio della metropoli e facciamo in modo che attivandosi diventino delle risorse per la città e arricchiscano, come dire, le proprie competenze, non
sapendo cogliere queste opportunità che ci sono nella città di Milano. Quindi manca poco, ci siamo quasi, siamo contenti, per cui ne approfitto, faccio anche un appello, chiunque conosca anche delle persone che stanno per arrivare qui, studenti, lavoratori, scriveteci ad associazione@milanointegra.org. E il secondo appello va invece a tutti coloro che vogliono supportare questo progetto, vogliono dare una mano. Mi riferisco anche a persone che conoscono bene il territorio e ci possono aiutare a dare, come dire, a costruire tutte quelle mappe che Sì. poi saranno le nozioni e le informazioni che noi trasferiremo ai nuovi cittadini. Quindi siamo aperti, contattateci perché stiamo per partire e vogliamo far ripartire questa città e vogliamo aiutare le persone. So che avete già anche un bel contatto con un bel gruppo di ragazzi e ragazze che vivono sul nostro territorio, ma arrivano da molto lontano, alcuni, no? Esattamente, esattamente. Abbiamo avuto modo di conoscere gli amministratori del gruppo Expat di Milan, che praticamente loro includono all'interno di questo gruppo Facebook quasi tutti, perché sicuramente non saranno tutti, ma una gran parte delle persone che risiedono a Milano, ma che provengono proprio da tutto il mondo. Ed è molto interessante, tra l'altro suggerisco insomma di andare a dare un'occhiata perché lì la comunicazione funziona molto in piglia, c'è cioè una persona che promuove, dice sono arrivato in città oppure sto per arrivare, ho bisogno di questo, chi mi può aiutare? Ecco, noi come dire, intendiamo interfacciarci con loro come primi utenti, come primi beneficiari, perché insomma sappiamo che poter essere sicuramente la differenza, no? Perché quello di cui loro hanno bisogno è dei riferimenti per poi svolgere le loro, insomma, che rispondano alle loro esigenze. E quindi molto presto vi sapremo dire perché stiamo costruendo un percorso anche con loro. Mi ricordami allora il gruppo come si chiama? Expat in Milan, giusto? Esatto, Expats in Milano, esatto, perché poi ce ne sono vari, però questo è quello con cui noi siamo in contatto, ecco. Appunto, la cosa molto interessante è che noi continueremo invece ad andare avanti in questa nostra collaborazione nel cercare appunto di raccontare al meglio quello che fate in modo che altri possano poi aggiungersi. Quindi se avete bisogno e volete collegarvi con Milano Integra, scrivete anche a noi che poi vi mettiamo in contatto con Albi e con tutto quello che faranno e fate. So che state anche pensando proprio di monitorare in un certo senso la città, proprio andando anche a guardarla dal punto di vista proprio dei vari scenari che può dare a chi arriva in città, no? Esattamente, esattamente. Noi stiamo, ripeto, mappando tutte le persone, tutti gli attori che possono, come dire, essere utili per dare questo servizio al meglio a chi? Ai nuovi cittadini. Quindi stiamo selezionando dei professionisti che ovviamente stanno con noi in forma volontaria, però sono dei professionisti, quindi hanno competenze in materia di assistenza legale, assistenza sanitaria. E tutto questo, ripeto, andrà poi ad aggiungere quel valore, come dire, hai le chiavi in mano della città, un pacchetto tutto incluso, perché ci sono già, no, dei servizi che fanno questo, però il problema è che devi intanto ricercarli, poi unire i puntini è la parte più difficile, no? Mentre qui, come dire, hai un centro di riferimento che ti fornisce tutto ciò di cui tu hai bisogno in città, dallo svago al tempo libero, alla professione, alla formazione. Questo è come intendiamo promuovere la nostra città e ovviamente le persone che arrivano. Chiarissimo, perfetto. Albi, io ti ringrazio tantissimo davvero per il collegamento di oggi. Non vedo l'ora di poter visitare e navigare il vostro sito in modo da anch'io entrare completamente nel mondo di Milano Integra. Salutami tutto il resto della squadra che so essere super impegnata in questi giorni, quindi spero di vedervi presto tutti quanti. Ci stiamo allargando, quindi ripeto, l'appello rimane aperto di tante persone, perché poi è importante che anche quando viene trasmessa la nozione, l'informazione, come dire, venga trasmessa da diverse prospettive, no? Perché magari Chiarissimo. io ho delle abilità, delle conoscenze in un ambito piuttosto che in un altro, quindi non sarò bravo a consigliare un negozio di fiori, ecco. Ma lo troveremo, troveremo chi ci darà il consiglio giusto e magari lo troveremo grazie proprio a Milano Integra, chissà mai, no? Ma sì, certamente sì. Davvero, Albi, grazie mille ancora, buon lavoro e ci vediamo mercoledì prossimo.
Grazie Fabio, grazie a tutti e buona settimana. Anche a te, buon lavoro, buona continuazione, grazie mille ad Albi Oxa di Milano Integra. Adesso siamo alla metà giusta della nostra puntata. Oggi Francesca vedo che fa pazzie in regia, mi ha pure sdoppiato, grazie mille Francesca, non ne bastava però solo uno, davvero. Ringrazio invece tutto il lavoro che stanno facendo la squadra tecnica e le producer anche dietro, sia Adriana che Beatrice, grazie mille davvero del lavoro che state facendo. Adesso è una piccola pausa che ci prendiamo sempre all'interno della nostra puntata perché arrivano loro, arrivano le foche parlanti che ci raccontano, o meglio, ci raccontano un mondo, una visione con le loro parole e le loro immagini. In questa notte d'inverno sono pieno delle tue parole, parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle. Dalla tua testa e dalla tua carne, dal tuo cuore, mi sono giunte le tue parole. Le tue parole cariche di te, le tue parole madre, le tue parole amore, le tue parole amica. Erano tristi e amare, erano allegre, piene di speranza, erano coraggiose, eroiche le tue parole erano uomini. Nazım Hikmet. Grazie mille davvero a Celia per le tue parole, grazie mille a Celia Ionac e alle Foche Parlanti per le proprie e queste bellissime incursioni poetiche che tutti i giorni ci danno un attimo di pausa in questa nostra diretta, in questo nostro racconto, nel racconto della nostra città. Adesso passiamo a tutt'altro, o meglio dovrebbe dire tutta un'altra musica, perché parliamo proprio di musica, di una musica che arriva davvero da lontano, secoli di musica che possiamo però andare a vedere, toccare magari meglio di no, perché insomma sono cose davvero preziose, donate da una fondazione e ricorre proprio in questi giorni il ventennale di questa immane donazione fatta dalla fondazione Antonio Carlo Monzino al Castello Sforzesco di una serie di strumenti davvero davvero impressionante. E abbiamo qui con noi l'ottava generazione di questa famiglia storica milanese che ha prodotto strumenti davvero dal 1700, dice Andrea? 50. 1750. Diamo il benvenuto quindi ad Andrea Monzino, appunto della fondazione Antonio Carlo Monzino, e appunto ottava generazione di questa famiglia pazzesca che insomma dal 1750 create strumenti per tutti, non so, mi stavo dicendo per i milanesi, ma in realtà no, anzi, Sì, per tutti esattamente. davvero. E 20 anni fa avete avuto un'idea bellissima, complimenti, vi faccio anche i complimenti ancora, di creare proprio la fondazione e di donare un immane numero di strumenti che voi avevate lì nei vostri magazzini, immagino, nella vostra collezione, nella vostra, tutta la vostra produzione, al Castello Sforzesco, al Museo della Musica del Castello Sforzesco, giusto? Sì, allora sì, buongiorno a tutti. Sì, nel 2000 2000. abbiamo proprio, diciamo che abbiamo deciso la famiglia, la settima generazione, quindi quella di mio padre e i miei zii, sono cinque fratelli, hanno deciso di donare, di valorizzare soprattutto questa collezione, perché questa collezione era negli armadi di mio nonno Antonio Carlo, appunto, al quale Dedicata è alla dedicata la fondazione. fondazione, abbiamo deciso di, e hanno deciso, la settima generazione ha deciso di donare questi strumenti al Castello Sforzesco di Milano, proprio con l'intento di valorizzarla, perché dando la possibilità quindi alla comunità di Milano, ma ovviamente tutte le persone che passano, i visitatori che passano al castello, che sono tantissimi,
di vedere, non toccare con mano, ma di vedere Faccio un'ansia, questa perché immagino sono veramente dei collezione. pezzi da museo, proprio come Sì, si suona in questo certo, caso, sì. ma irripetibili alcune immagini, cioè sono dei pezzi unici, Sì, sono sono una dei selezione gioielli appunto, proprio, da dire, no? sono una selezione di strumenti che rappresentano la produzione soprattutto milanese degli anni dal 700 al 900 di liuteria appunto, di alta liuteria milanese e quindi una selezione che è stata donata al castello. Altri strumenti della collezione sono stati mantenuti dalla famiglia e sono quindi di proprietà della fondazione, il patrimonio della fondazione è rappresentato da questi altri strumenti. Questi altri strumenti in parte vengono anche dati a giovani musicisti per essere in prestito gratuito, assolutamente gratuito, per consentirgli attraverso l'uso di uno strumento musicale di alta qualità e valore, di crescere con Eh beh sì, questo. perché immagino, insomma, suonare con certi tipi di strumenti poi Sì. aiuta anche chi il talento ce l'ha a farlo Certo, venire ancora più fuori, sì, immagino, nel senso come assolutamente. passare dal kart alla Formula 1 a quel punto, fare un esempio Assolutamente, sportivo. sì. Come mai proprio il Museo del Castello Sforzesco però? Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco è uno dei più importanti d'Europa. Il Pensate. castello è uno dei luoghi più visitati di Milano, d'Italia e d'Europa. E quindi va da sé, la scelta è Pensate stata. con, diciamo spesso come veramente abbiamo dei tesori inestimabili nella società, a volte neanche lo sappiamo, avete il Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco, uno dei più importanti d'Europa e ahimè sfido molti di voi a sapere se ci sono stati, secondo me qui molti che ci seguono non sono neanche mai stati, quindi insomma andateci perché davvero sono quei luoghi che noi milanesi a volte ignoriamo, forse perché siamo sempre presi a fare altro, c'è invece un mondo intero che veniva, adesso in questo momento magari un po' meno, ma che veniva apposta a vederlo invece questi musei, andiamoci, soprattutto in questi momenti che ancora qualcosa si può, qualcosa non Si si può può, quindi fare. informatevi perché non è detto, non è tutto chiuso, quindi qualcosa si può andare a vedere, andate ogni tanto, fate un giro, informatevi, prenotatevi, sono veramente delle esperienze pazzesche perché ad esempio questo museo, grazie anche alla vostra donazione, ha avuto nel 2000 79, giusto? 79 strumenti. Strumenti in più. Sì, e la collezione del castello vanta 800 Quindi strumenti, insomma, circa 800. 79 strumenti, che cosa possiamo vedere? Che cosa avete donato? Quali sono? E poi anzi, immagino che poi erano 79, sono di più poi nel tempo. Avete donato No, altri? Ah no, no, la ok, sono rimasti donazione si è ok. conclusa l'abbiamo fatta nel 2000 e quello è rimasto. Invece noi Ok. come Avete poi la famiglia vostra e come collezione, immagino. fondazione proseguiamo Ottimo. nella raccolta di strumenti, in questo caso moderni. Moderni. Attualmente stiamo raccogliendo anche delle chitarre elettriche, per esempio, Prima o poi saranno anche loro degli quindi strumenti antichi un che giorno. prima o poi saranno Sì, è antichi. vero. Eh sì, e poi il nostro intento è quello di durare e di andare avanti nei secoli, Beh, insomma, direi che ovviamente. per adesso è andata bene, per Sì, adesso avete fatto un ottimo lavoro, sì. oserei dire. Quali sono quegli strumenti che ti hanno colpito di più di tutto quello che... Perché poi, ricordiamo, stasera poi ci sarà un bel evento dove raccontate davvero bene com'è andata, che cosa. Sarà un evento ovviamente online, non doveva essere un evento in presenza, però troppa gente, quindi meglio sempre farlo online. Però so che ci sarà una diretta Alle 9:30, sì, alle 9:30 alle questa sera, alle 21:30, 21:30, sulla vostra pagina Facebook. Facebook, dove racconterete proprio quello che è successo 20 anni fa, in poche Sì, parole, no? sì. Quindi immagino che questi giorni siete andati a rivedere, avete un po' Guarda, riguardato le carte, scoprire, sì. ristudiare bene le cose. Che cosa ti ha colpito di questa operazione? Quali sono gli strumenti che ti hanno dato proprio l'orgoglio di dire: sono un monzino e sono felice che la mia famiglia abbia dato questo alla città. Sì, ci sono degli strumenti molto particolari perché nel nostro atelier abbiamo prodotto degli strumenti anche proprio degli esperimenti, per esempio questa chitarra con due mandolini che non si è mai vista, penso che sia l'unica al mondo, che si può Stavo vedendo adesso, assolutamente. sì, devo dire che effettivamente non si è mai visto niente.
Del genere, una chitarra con due Con due mandolini, tutto in mandolini, uno tutto un strumento pezzo solo. unico, sì, quindi di fattura veramente molto pregevole. Poi c'è il chitarrone che è stato inventato dai miei avi proprio perché nelle orchestre di chitarra a suo tempo, parliamo dell'Ottocento, non c'era lo strumento più basso, cioè il basso, Ok. e quindi è stato inventato questo chitarrone che poi dopo non ha. Poi dopo, ovviamente, nell'evoluzione Si è non si è pensato più prodotto, all'evoluzione? però è stato Ma un chissà se non ci fosse. esperimento, come Cioè, se non ci altri fosse stato chitarrone, magari apparati. l'evoluzione sarebbe andata diversamente, non possiamo saperlo. Certo, Insomma, credo che appunto è assolutamente. molto interessante vedere questo, come davvero, parliamo di strumenti appunto di 200 anni fa, sono comunque super moderni in realtà per 200 anni fa alcuni, nel senso che sono Sì. delle ricerche proprio di, direbbe dire, una spinta tecnologica quasi adesso, no? Adesso altrimenti metteremo elettronica ovunque, invece all'epoca si trovava una soluzione, gli utai dell'epoca sapevano proprio come far andare le mani, sapete Certo, dire, no? sì, assolutamente. Parlando di tecnologia, ecco, la tecnologia è quella cosa che sembra che rende facile fare qualsiasi cosa, no? Cioè, ormai chiunque è un fotografo, chiunque compone musica con un laptop, chiunque fa video, chiunque fa il giornalista anche, e lo fate anche a volte meglio di alcuni giornalisti, quindi vi ringrazio. Però, com'è invece davvero fare il liutaio e cosa significa costruire da zero uno strumento musicale? Allora, l'arte della liuteria è L'arte. un'arte che tra l'altro è una tradizione dove noi italiani eccelliamo, ovviamente, poi tutti ricollocheranno l'arte della liuteria a Cremona, ma più che altro per i violini e quindi gli strumenti ad arco. A Milano abbiamo avuto una scuola e tuttora abbiamo una scuola di liuteria, una scuola tra l'altro civica, quindi del Comune di Milano, che è rinomata in tutto il mondo. E fare il liutaio vuol dire e fare uno strumento musicale come liutaio vuol dire intanto impiegare tantissimo lavoro manuale e tantissimo tempo, fino a un mese o anche oltre un mese per fare un solo strumento, un solo violino. Vuol dire avere tante caratteristiche e tante conoscenze, la fisica, l'armonia, oltre al lavoro all'arte manuale, e noi come fondazione, tra l'altro, portiamo avanti dei progetti. Uno di questi è Le Mani Sapienti, che abbiamo sviluppato per Expo 2015. Eravamo proprio al Castello, siamo stati 2 anni con maestri liutai che hanno mostrato proprio questo antico mestiere. Al pubblico sono passate più di 135.000 persone in questi 2 anni, perché abbiamo proseguito dopo l'Expo, e le Mani Sapienti erano quelle quindi dei liutai e dei musicisti, perché il processo è quello dal liutaio che costruisce in modo totalmente manuale questi strumenti di estrema qualità. Poi li passa ovviamente a chi li deve suonare, e questa è la Infatti, natura e loro. in più so che in uno dei progetti che avete portato avanti, state portando avanti anche adesso, è quello di non fermarsi, magari appunto alla gente che passa dal castello, mi verrebbe a dire, ma portare anche questi strumenti, comunque portare l'arte della liuteria a chi magari verrebbe, non può, no? So che state facendo un progetto anche ad esempio con il carcere, giusto? Carcere, sì, lì è più musica, è più formazione musicale. La fondazione porta avanti progetti sia sulla liuteria, la valorizzazione di questo antico mestiere, Dell'oggetto che nella che della musica, quindi la musica. diffusione della cultura musicale a livello formativo e educativo. E quindi in carcere, proprio con questo intento, anche per con un intento di recupero sociale della persona e per dargli anche un momento di svago ed educativo, portiamo mu la musica, cioè quindi con lezioni collettive di musica, pianoforte, violino, chitarra e batteria, abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni. Lo stai facendo a caso di bollate, giusto? Questo è il carcere di Bollate, sì.
Quali progetti avete poi altro in cantiere o che state... Allora, noi diamo tutti come Sì. che si fanno, poi sappiamo che adesso con quello che succede alcuni progetti verranno posticipati, Sospesi, verranno sì. sospesi, però insomma la Però fondazione ha un suo bel progetto pieno di insomma, un bel cassetto pieno di progetti. Quali sono quelli che state mettendo in atto? allora, sono questi i tre progetti principali, Perfetto. quindi le mani sapienti sulla Ok. valorizzazione dell'utilità musica, adotta uno strumento che è quello che dicevo, che è nato Molto interessante, subito. raccontaci bene, cioè, avete dato degli strumenti a dei giovani Sì. musicisti così che possano finalmente avere nelle mani qualcosa però di un certo livello, Di giusto? pregio, di alta qualità, uno strumento di alta qualità che ha un valore anche gli strumenti fatti dagli utai odierni, moderni, Sì. quindi hanno dei valori da non poco. Gli strumenti antichi ancora di più, perché gli strumenti antichi, soprattutto se parliamo di arco, di strumenti ad arco, quindi violini, acquisiscono valore Ah, man man mano. mano. Gli strumenti più ricercati sono quelli del Settecento, gli Stradivari sono tutti del Settecento, appunto sono gli strumenti più di valore. Noi abbiamo degli strumenti sia del Settecento che più recenti, ma comunque di altissima qualità. Dando questi strumenti a questi giovani musicisti, permettiamo di crescere attraverso l'uso di questo Molto strumento. interessante perché sembra quasi una sorta di talent scout con gli show, però fatto davvero con la qualità, quindi sono complimenti perché ormai è difficile trovare situazioni del genere in cui si premiano i giovani e la qualità insieme. A volte insomma si cerca di attaccare i giovani alto per mandarli avanti, Sì, invece certo. complimenti davvero perché è un bel lavoro. Non deve essere anche facile scegliere proprio chi è degno, mi viene da dire, No, di non è toccare quegli facile. strumenti, giusto? No, no, ci vuole. Anche lì bisogna esserci e capire chi è meritevole. Ricordaci bene invece cosa succede questa sera, così per chi magari si è collegato solo adesso, questa sera una interessante diretta, ma raccontami tu Andrea bene come Sì, funzionerà. questa sera abbiamo una prima parte dove appunto racconteremo perché abbiamo deciso di donare appunto la collezione al castello, come si è svolta la cosa, e poi in questi 20 anni cosa abbiamo deciso di fare, perché questo è stato proprio l'inizio del nostro intento, che è quello proprio di diffondere questi principi di cultura musicale e formazione musicale. Quindi racconteremo anche quello che abbiamo fatto poi in questi 20 anni e ci faremo poi avremo degli importanti contributi, lo posso dire anche del sindaco, del nostro primo cittadino, un contributo video suo, dell'assessore alla cultura del Corno. Grande appassionato di musica, sappiamo del corno, quindi insomma, Sì, immagino ben lui è felice compositore. dell'occasione. E poi ci sarà il presidente della Fondazione Monzino, si chiama Antonio Monzino, anche lui, Antonio VII. E poi dopo ci sarà un momento musicale, come può mancare la musica, Giusto. e dove suoneranno tra l'altro prima un maestro di mandolino tra i più rinomati al mondo, che si chiama Ugo Orlandi, e che suona uno strumento Monzino, un mandolino Monzino. E poi un violinista che si chiama Leonardo Moretti, che è uno di quei musicisti che ha adottato il nostro strumento e noi Perfetto. abbiamo adottato lui. C'è un'adozione Sì, bipartisan. sì, sì. Bravissimo e giovanissimo violinista. E poi alla fine Anna Benciolini, che suona un violoncello della collezione Monzino, che lei è giovanissima e bravissima. Insomma, direi un bel palinsesto per questa sera, nel senso che, allora, dove volete andare? Fuori a cena non ci potete andare perché alle 18 chiude tutto, quindi mangiate a casa tranquilli, vi mettete sul divano col vostro tablet, computer, la smart TV, quello che avete, vi collegate alle 21 e 30. 30, 21 e 30 sulla pagina Facebook della Fondazione Monzino, ma comunque cercheremo di replicare anche noi, cioè condividiamo in modo che se da una parte o dall'altra la vedete, così diamo una mano.
alla Fondazione Grazie. a far vedere questa bellissima serata di storia, musica e eccellenza, perché poi è quello, e soprattutto di milanesità, nel senso che come sempre è una di quelle eccellenze milanesi che a volte non si scoprono, anche noi confessiamo, insomma, noi gli ospiti li conosciamo man mano che vengono qui, quindi conosciamo ogni volta delle storie pazzesche. Io sono fortunatissimo ad essere stato qua ogni volta e a scoprire queste storie che veramente mi lasciano a bocca aperta per cosa Milano riesce a fare. E per quello che siete riusciti a fare voi in 8 generazioni, cioè 8 generazioni senza mai perdersi, senza mai perdere la retta via, non è facile però, eh. No, non è facile, effettivamente. Poi nelle 8 generazioni ci sono stati degli sviluppi, delle evoluzioni, anche delle involuzioni, ovviamente, come sempre, però ci siamo attraverso i nostri valori che i nostri avi e i nostri genitori hanno trasmesso, non ci hanno trasmesso solo la collezione, ma anche i valori, Eh e questo è altrettanto fondamentale. Con i valori si va avanti. e questo fa capire come davvero i valori sono importanti nonostante poi il mondo vada avanti in maniera diversa, le tecnologie, gli strumenti sicuramente non si... Cioè è completamente diverso il mondo oggi dalla prima generazione, ma quei valori là che andavano bene per quella prima generazione vanno bene ancora oggi, Quello perché quando si parla di valori non quelli passano rimangono. Poi si d'oro. può passare dal piccione viaggiatore alla lettera scritta col calamaio al tweet, ma quello è un altro discorso. L'importante, come dici tu, giustamente Andrea, sono i valori e forse anche la passione per qualcosa davvero Certo, fatto con le assolutamente. vostre mani, poi. Sì, quello genera tanta passione. Quello è tra l'altro l'obiettivo nostro anche della Fondazione, far passare la passione che genera tutti e due questi mestieri, sia l'aiutaio che il musicista, sono sicuramente super appassionati del loro mestiere, del loro lavoro, di quello che fanno. Non dovete fare altro, quindi questa sera alle 21:30 collegarvi con la diretta Facebook, anche noi ritrasmetteremo qui su Milano News apposta per far vedere cosa significa essere appassionati, essere sapienti e avere anche a cuore la propria città, perché insomma una donazione del genere è davvero qualcosa di bello e un qualcosa che fa capire quanto siete legati anche al vostro territorio. Davvero complimenti, Andrea. Grazie mille. Questa sera quindi Fondazione Monzino sulla pagina Facebook, poi comunque troverete tutti i link, tutte le varie indicazioni e coordinate nella nostra diretta, anche qui sotto nei commenti a questa. Nel caso che volessimo approfondire le coordinate, avete un sito internet su cui possiamo sapere ancora di più? Fondazioneacmonzino.it, sì, è il sito della Fondazione. Perfetto, perfetto. Andrea, grazie mille davvero. In bocca al lupo per stasera. Insomma, una bella Grazie serata. mille, Adesso Crepi. so che immagino che andrai dall'altra parte a sistemare le ultime cose. Quindi Assolutamente. porta i saluti anche a tutti gli altri e complimenti a tutto il resto della squadra, perché insomma avete fatto davvero un gran lavoro. Grazie, veramente. Grazie. Grazie mille a Andrea Monzino della Fondazione Antonio Carlo Monzino. Questa sera, ricordo, 21:30 in diretta su Facebook. Potete seguire la serata in cui si parlerà e si racconterà di questa bellissima donazione avvenuta ormai 20 anni fa, ma che è parte integrante e importante del museo del strumento musicale del Castello Sforzesco, e poi comunque ci sta anche un attimo poi di musica e anche quindi vedere usati e tenuti in mani sapienti, come ci diceva Andrea, questi strumenti. Io davvero ti ringrazio tantissimo Andrea, ringrazio la Fondazione Monzino e ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito. Per oggi è tutto, vi ringrazio tanto, noi ci vediamo venerdì, sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Thank you.